capo, che no. Spero che tu stia bene e non come l'ultima volta che ti ho visto. No, non eri giù, stavi benissimo, ma avevi l'aria giù. Ti manco? Io sto molto bene e spero che questo ti faccia piacere. Stasera mi sono fatto 5 birre al pub, seguite da 3 doppi whisky e poi sono tornato a casa mezzolando. Dico casa perché la mia stanza è molto gradevole e anche il bagno, proprio gradevole. Ci faccio dei bagni veramente molto gradevoli. Come tutti gli altri ospiti di questa casa. Se ne stanno sdraiati nudi nella vasca e poi vanno in giro a raccontare quanto sia magnifica la stanza da bagno che abbiamo in comune e a dire a tutti quelli che incontrano quanto siano ineguagliabili i bagni che si fanno qui da noi. Il merito è tutto della padrona di casa, una certa signora Withers, una persona che si è rivelata proprio squisita, con una reputazione ineccepibile. Quando dicevo di essere ubriaco, ma naturalmente scherzavo, scommetto che ti sei messa a ridere. Mamma, scherzo, no? Ma lo sai che non tocco un goccio di alcol? Mi piace stare in questa enorme città, da solo. Spero di farmi degli amici in un futuro. Lontano e anche delle amiche. Spero di conoscere una brava ragazza e quando l'avrò conosciuta di portarla a casa a conoscere mia madre. Mamma,
io non mi sento mai solo, perché tutte le cose che mi sono successe vengono dentro di me, mi tengono compagnia, come l'infanzia, per esempio, che ho trascorso sotto la tua guida, mamma, e quella di mio padre. Vado molto d'accordo con la signora Winters. La padrona di casa dice che io sono la sua consolazione. Bevo sempre un bicchiere con lei a pranzo, un altro all'ora del tè, e poi la sera al pub ce ne facciamo un altro paio. Era nell'aeronautica femminile durante la Seconda Guerra Mondiale. Charlie, attento a come parli. Mi dice sempre, io la chiamo sergente pilota. E lei è contenta come un maiale quando si rotola nella merda. Ti piacerebbe molto, mamma. Deve essere l'alba. Vedo già i primi bagliori. Un altro giorno a cui do il benvenuto.